Ah, che noia! A cosa giochiamo? Non ne ho idea, mi sto già annoiando di TikTok. È vero, cosa potremmo fare? Ehi, sento qualcosa! Sì, viene dal giardino, fammi affacciare! Ehi, guardate chi c'è in strada! Vediamo chi è! Vediamo, fammi spacciare la finestra! Ehi, è Giulia con la sua cagnolina! La cagnolina ha una zampetta ingessata, vorrà dire che sta male, poverina! È vero, sicuramente sta tornando dal veterinario! Mi è venuta un'idea! Che cosa, Anna? Possiamo giocare a fare le veterinarie! Ah sì, com'è divertente! Sapete una cosa? Possiamo andare nella clinica veterinaria del migliore amico di mio padre. È andato via per qualche giorno e gli ha lasciato le chiavi. Su, andiamo, prendiamo i nostri animali e andiamo alla clinica senza farci vedere. È molto lontana questa clinica, Anna. No, è proprio qui di fianco, guardate, è lì! Speriamo che siano le chiavi giuste. Credo di sì. Fai difficoltà? Ah no, ecco fatto! Quante cose belle che ci sono! Tu credi che ci farà stare qui? Io credo di sì, non fa niente se non tocchiamo nulla e lasciamo tutto dov'è, non c'è nessun problema! Anche secondo me, Anna, per qualche minuto! Dai, allora giochiamo! Io voglio essere una cliente! Io voglio essere... la veterinaria! Giochiamo, su! Io sono la segretaria! Mi metto qui al computer! Molto bene, io sarò una signora che porta il suo animale malato. Salve, buonasera! Buonasera, signora! Le porto una scimmietta. Credo abbia mal di stomaco. Perché ha vomitato ed è molto più spossata del solito. Buonasera, di cosa ha bisogno? Le ho portato una scimmietta. Credo abbia mal di stomaco. Bene, non si preoccupi, la esamino subito. Ehi, bella scimmietta, fatti auscultare. Sì, sì, sembra le faccia male il pancino. Io credo che questo... guardi, le do uno sciroppo, ma è molto meglio darglielo via vena. Glielo metto in una siringa perché è molto più efficace, più forte via vena, e le farà subito effetto. Sì, sì, le faccio le 10 che vuole, basta che si curi. Vediamo, Jessy, bende, salviette, disinfettante... Dove sarà la siringa? Eccola qua! Vediamo, scimmietta! Tranquilla e stai ferma, arrivo con la siringa! Bene, che scimmietta brava che sei! È stata buonissima! È vero, è bravissima, grazie mille! Salve, buonasera! Buonasera, signora! Sono qui con il mio cagnolino che non sta bene! Oh, che cos'ha? Non saprei! In realtà ha mangiato davvero tantissimo! Bene, la veterinaria è libera, potete passare! Grazie! Salve, cosa succede al cagnolino? Ho la sensazione che abbia un blocco digestivo! Inoltre, è piuttosto in sovrappeso. Sì? Allora la prima cosa da fare è pesarlo. Dai, Toby, sali, sali sulla bilancia. Bravo ragazzo. Vediamo. Sì, è abbastanza in sovrappeso. Ora lo misuriamo. Bravo, Toby. Molto bene, sei bravissimo. Guardi, quello che faremo è metterlo sul tapirulan. Così lei riuscirà a capire il ritmo di andatura adatto. Ora lei sa che tornando a casa deve seguire esattamente questo ritmo. Benissimo! Come sei svelto! Presto dimagrirai! Grazie mille, dottoressa, grazie di tutto! Toby, Toby, devi mangiare molto meno! Cosa vedono i miei occhi? Cosa ci fanno le bimbe nella clinica veterinaria del mio amico? Anna, siete qui! Siete tutte insieme, tu e le tue amichette! Per prima cosa ti dovrei sgridare perché non so cosa tu ci faccia qui, ma in realtà ho bisogno di te, anzi ho bisogno di tutte voi. Sì, papà, mi dispiace, non stavamo facendo nulla di male, stavamo solo giocando un po'. Va bene, sì, dopo mi spieghi. Ho trovato 3 vitellini molto piccoli, senza madre, e dobbiamo dare loro il biberon, ho bisogno del vostro aiuto, da solo non ce la faccio. Oh, ma come sono dolci! Che minuscoli! Oh, sembrano di cotone! Sì, come sono dolci! Ciao, piccolini, dolcetti, avete fame? Vi portiamo subito il biberon, non vi preoccupate! Guardate, un biberon ciascuno! E così Anna e le sue amiche, che avevano cominciato a fare le veterinarie per gioco, alla fine lo sono quasi diventate! Ti è piaciuto l'episodio di oggi? E tu cosa vorresti fare da grande?